Ecco Pinky, voi non sapete quello che noi stiamo facendo da un paio di giorni che Pinky è in terapia e Pinky in gabbia si rifiuta di mangiare sola, vero Pinky? E si fa venire l'acido lipidosi, sì, poi io devo fargli pure le flebo e da una cosa banale diventa poi anche più grave, vero? Invece sto giro, siccome mi sono ricordata che lei fa lo sciopero della fame in gabbia, perché la vai a curare per il raffreddore e lei si fa venire il morbo dell'acido lipidosi, vero? Allora l'ho sempre nutrita ogni giorno imboccando la mattina e sera. Tra l'altro non la posso nutrire con la D, perché la scorsa volta nutrendola con la D poi gli era partita la diarrea. Quindi la posso nutrire solo con l'omogenizzato che non gli fa venire diarrea e più quello che butta di omogenizzato che mangia, però in qualche modo siamo riusciti a nutrirla e a non fargli venire questa brutta cosa al fegato, vero? La pipì arancione mi faceva poi col digiuno, vero? O la dissenteria, vero? In qualche modo sto giro, il raffreddore, come sempre, risponde subito benissimo agli antibiotici e sembra rientrare. Ora ci resta da completare la cura e stanotte mi ha fatto un regalo. Dopo... Sì, ora arrivo e gli faccio la puntura. Scusate, ho mandato Eric a cercarmi Cherie che deve fare la puntura dell'antibiotico. Vedete quanto ne butto, quanto ne butta, che monellina. Comunque, stavo dicendo, stanotte mi ha fatto un regalo. Non riesci a portarmela? E per la prima notte, dopo 7 giorni che è in gabbia, si è mangiata lo sgombro, un pochino di sgombro da sola. Forse pensava che non me ne accorgevo. Comunque, sintomo che la gattina sta meglio, vero? Guardate che bella, tutto l'omogenizzato, tutto sputato, vero? Dai, fai la brava, è così, siccome noi abbiamo tempo, giochiamo anche. Non bastava accetti da imboccare. Pure Pinky fa la piccolina, la bambina fa Pinky, vero? Ora chiudiamo il video. Fai vedere come sputi pure questo. Brava. No, questo l'ha leccato. Ok, questo è uno dei tanti motivi per i quali ci vogliono 2 ore a fare tutte le gabbie.